Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua con un nuovo Falco Consiglia per consigliarvi un gioco di cui vado molto fiero da italiano, sì, perché oggi siamo con un Falco Consiglia di stampo puramente patriottico, perché siamo impegnati con Zeros, gioco sviluppato da Rimlight, che è una compagnia di Catania, per cui parliamo di sviluppatori nostrani che andrebbero sostenuti il più possibile, e mi stupisce che la stampa ne parli sempre troppo poco di questi ottimi team di sviluppo indipendenti che meriterebbero maggior visibilità, non tanto per un discorso di patriottismo, ma per il loro innegabile talento, e oggi scopriremo perché. Ve lo sto consigliando perché insomma è un picchiaduro a scorrimento laterale, se così vogliamo definirlo, sebbene la descrizione non è che gli dia grande giustizia. Io vi farò vedere semplicemente a un livello casuale, tanto per darvi un'idea di ciò di cui sto parlando, che è molto molto carino come gioco. Io ecco, vi faccio questa qua come livello, perché è veramente molto molto bello, uno di quelli che mi è piaciuto di più. E noi abbiamo la possibilità di scegliere fra due personaggi, un uomo e una donna. Adesso sceglierò un uomo per ragioni puramente di affinità, ecco, mettiamola così. E questo è praticamente un gioco in cui noi vestiamo i panni di questi personaggi, appunto un uomo o una donna, e il nostro obiettivo è quello di affrontare un'orda vera e propria di robot per contrastare un malefico omino veramente buffissimo che vuole seminare il panico. È chiaramente un gioco che si fonda prevalentemente sul gameplay duro e puro, e devo dire che per essere un indie ha delle dinamiche piuttosto interessanti, perché sì, è vero, come vedremo è molto semplice e immediato come prodotto, però nasconde anche una profondità non indifferente. Allora, eccoci qua, questo è il nostro personaggio e il nostro obiettivo appunto è quello di farci strada fino alla fine del livello eliminando qualsiasi cosa si muova. Abbiamo a disposizione un attacco potente che serve appunto per togliere gli scudi per esempio ai nostri nemici, un attacco leggero e per finire una pistola che ovviamente ha però dei proiettili limitati dall'indicatore blu che trovate in alto a sinistra. Per cui è un gameplay molto semplice, però la cosa interessante è che ci sono diverse tipologie di nemici e soprattutto si possono combinare gli attacchi per fare in modo di scatenare attacchi molto più violenti e aggressivi. Tanto ecco, questo per esempio è uno dei nemici un po' più elaborati tra quelli che si trovano e fa abbastanza paura, devo dire. Il caro vecchio Fang. Possiamo pararci ovviamente, anche se in questo caso serve a poco, e schivare, con ovviamente la possibilità di concatenare schivate, attacchi in qualcosa di... Non sono particolarmente abile, ma... Infatti io quasi quasi andrei di cazzottone, ecco. Lo finiamo con una sparata, eh. Ok. È un gioco dal sapore un po' antico, se così vogliamo definirlo, però proprio per questo mi ha intrigato tanto e mi ha affascinato tanto, perché appunto non è che abbia nulla di particolarmente elaborato, non c'è una trama iper complicata, non ci stanno dinamiche chissà quanto complesse, c'è semplicemente un prodotto accessibile per passare un po' di tempo, che fino a poco tempo fa tra l'altro era anche gratis su Live, per cui veramente... considerando poi che ha un prezzo tutt'altro che esoso, lo consiglio a chiunque abbia un minimo di interesse verso questo tipo di prodotti, perché vi divertirete pure tanto, almeno io mi ci sto divertendo parecchio da quando l'ho iniziato. E il fatto è che è vero, ha un gameplay tendenzialmente ripetitivo, però il sistema di potenziamento del personaggio che permette di sbloccare nuove abilità, nuove skill e soprattutto diverse sequenze di gioco che tendono a garantire un po' una boccata d'aria fresca in alcuni momenti per ovviare alla ripetitività di base, rendono la progressione piuttosto interessante. Adesso se riesco a prendere... Oh, ecco. Ce ne dovrebbe essere una proprio in questo livello che ho scelto, che è una delle sequenze più interessanti che ho trovato fino adesso, molto molto divertente per tanti motivi. Adesso lo vedremo. Dunque, ok. Sono la prima volta che ci riesco a fare sta cosa. Vediamo se... Ecco, questo per dirvi, è una combo leggerissima. Io poi mi sono negato con tutto ciò che riguarda combo e simili, ma... Questo per farvi un'idea, ecco, per chi fosse più avvezzo di me a questo tipo di cose. Lista mosse, ecco.
ce ne sono diverse, livello 2, livello 3, livello 4, livello 5, ovviamente questi vanno potenziati poi con i punti acquisiti a fine livello, perché c'è anche uno scopo nel progredire nell'avventura, oltre a semplicemente allo scoprire l'evoluzione della trama. Ce la facciamo. Io adesso sparerei un po', visto che ho la pistola piena. Ok. Poi apprezzo molto la scelta di non rendere la pistola un qualcosa di illimitato, perché è veramente molto molto potente e può semplificare tanto alcune situazioni. Mamma mia. Per cui il fatto di affidarla un po' a un indicatore che si svuota progressivamente fa sì che il gameplay comunque si mantenga abbastanza bilanciato, fermo restando che non ho avuto mai grandi difficoltà. È un gioco che non vuole essere frustrante, ringraziando il cielo, ma semplicemente vuole intrattenere, che è quello che secondo me dovrebbero fare poi questo tipo di prodotti. Maledizione, vabbè, mi curo. Via. E devo dire che per essere un indie, tra l'altro, c'ha una veste grafica tutt'altro che contenuta, nel senso, ho visto indie ben peggiori. Questo dal punto di vista puramente scenico e scenografico, beh, è tanta roba, secondo me, al di là di un leggerissimo tearing in alcuni momenti, ma sono errori veramente veniali, non si può criticare più di tanto. Anzi, hanno fatto fin troppo, considerando che è una piccola software house italiana. E sappiamo bene quanto sia difficile sviluppare in Italia, per cui ulteriore motivo di plauso nei loro confronti. Dai, dai, dai. Ah, calciala via. Ce la possiamo fare. Infatti a breve dovrebbe accadere ciò a cui alludevo prima. Una delle cose più belle che ho trovato in questo gioco. Ecco, questo è un classico picchiaduro che ha come scopo ultimo quello di intrattenerti gratificandoti, che è qualcosa che solitamente non trovo in questi prodotti, perché solitamente ti mettono alla prova in maniera durissima. Io sono, ogni tanto sono anche per giochi un po' più rilassanti, con cui semplicemente godersi un'oretta di relax. Un po' come erano poi i platform di una volta, che insomma li rimpiangiamo sempre quei prodotti di un tempo, ma poi quando vengono fatti da qualche team di sviluppo poi non gli diamo la giusta visibilità o la giusta attenzione. Dai. Ok. Dovremmo esserci, teoricamente. No, devo schiacciare il bottone. Maledizione, mi tocca tornare là. Vado, vado, vado. Ah no, giusto. Vado, vado. Aree delimitate. Dai, dai. Dunque, uno, due e tre. Ok. Io sono negato a morte con qualsiasi cosa che faccia rima con combo. Ok. Fatemi schiacciare il bottone. Fatemi, niente, non mi fanno schiacciare il bottone. Bello. Per una volta mi è venuto qualcosa di scenicamente gradevole. Ok. Ricarichiamoci tutto ricaricabile. Parso, vabbè. Dovremmo esserci in teoria. Se riesco a uscire da sta parte tutta verde. Dai, 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 dai. Uno, due e tre. Ma perché ti liscio? Ok. Ci siamo. Dovremmo essere arrivati al punto che stavo aspettando da inizio video. Quasi. No, cretino. Ok. Okay.
O era di qua? Dubbio atroce. Aspettate. Ma non posso tornare indietro. Maledizione. Tanto sto per morire. Ok. Pericolo scongiurato. Allora. Io vado di pistola violentemente. Il panico più totale. Lo possiamo fare. Sta venendo la fobia dei robot. Oh, ecco, questi orb dorati servono per potenziare il personaggio a fine livello. Ok. Questi con lo scudo sono i più rognosi in assoluto, ma anche quelli esplosivi non scherzano affatto. Ok. Pronti. Dovremmo esserci. Se lo trovo. No, non lo trovo. La ricerca è interminabile. C'è sta una quantità folle di nemici in ogni angolo. Aiuto. Io non vorrei aver mancato la parte, perché siccome di tanto in tanto ci sono percorsi multipli, non vorrei essermi fregato da solo. Mamma mia, il delirio. Ok. Lontano da me. Lasciatemi. Dai. Ok. Bene. Allora, dovremmo esserci. In teoria. O era di qua? Dubbio atroce. Col fatto appunto che ci sono questi percorsi alternativi, io non so mai. Comunque, posso svelarvi ciò di cui parlavo. In pratica c'è un Mac alla Pacific Rim su cui si può salire, che è una, veramente una figata clamorosa. Sente che non lo sto trovando. La cosa mi turba. Volevo chiudere il video col botto, ma non lo sto trovando, tristemente. Che non posso passare. Sono finiti i nemici. Sembrava, quantomeno, che lo fossero. Mi date il Mac? Datemi il Mac. Non sto trovando minimamente ciò che mi interessa. Passiamo di qua a questo punto. Chissà che non sia di fronte a me. Oh, due in un colpo. Ottimo. Ok. Aprite le porte. No. Non era di qua. Ah no, ho finito. Niente, non era qui allora. Mi sono drammaticamente sbagliato.
Comunque ragazzi, Mac o non Mac, un'idea credo ve la siate fatta abbastanza chiara sul prodotto. Io mi auguro vivamente che gli darete un'occhiata, quantomeno per vedere se può intrigarvi o meno, e ovviamente nel caso in cui l'abbiate già giocato fatemi sapere che impressione vi ha fatto. È un gioco chiaramente piuttosto ripetitivo nelle meccaniche, però per chi fosse amante del genere sicuramente può assicurare un'esperienza di tutto rispetto. Detto questo, niente ragazzi, fatemi sapere che ne pensate del gioco e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.